Ok, questo qui è il look finale. Per favore, fai il login per poter usare Google Amore. Everyone. Welcome back to my channel. Oggi ragazzi sono con un ospite speciale. Ah, ciao! Sì. Allora, lei si chiama Yolanda, chi fa parte della YouTube Fam la conosce già perché è la seconda volta che vieni qua sul Sono canale. già stata ospite su questo canale. Sono felicissima perché, allora, intanto, come potete notare, io ho già la base fatta. Per quale motivo? Perché è stata eseguita però sul profilo TikTok di Yolanda. Quindi se volete andarlo a vedere, vi lascio il link qua sotto. Ovviamente seguitela perché è bravissima. Grazie. Yes, you're super talented. Una cosa importante da dirvi è che Yolanda, oltre ad essere una content creator, è prima di tutto una pro makeup artist. Yes, da questo è il sesto anno. Intanto ti dico che è carta bianca, puoi yes. fare quello che vuoi. Mi piace, facciamo benissimo, va benissimo. E niente, poi vabbè, ti darò tutte le note dopo, sia della base che del look finale. Ok? Sì. Ah, dimenticavo di una cosa. Se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Adesso bando alle ciance e partiamo subito. Yes. Io sono super ossessionata dai look glam. Comprendenti dai toni del nude, comunque della terra, un po', se voglio esagerare, un po' orgogna, ma comunque sempre look super glam, allungati, felini, quelle sono le mie parole chiavi. Oltretutto sono ossessionata dai make-up, ultimamente non riesco ad uscirne, dai look completamente opachi. Ok. Quindi oggi pensavo di fare questo look completamente allungato, sempre sui toni del nude marroncino. O lo lascio completamente opaco, magari faccio un pop of color luccicante sulla zona centrale. Comunque vediamo. Ok. Allora, io preparo sempre la palpebra con il fondotinta. Ok. Per uniformare appunto tutte quante le discromie, perché comunque il fondo rispetto al concealer ha una texture leggermente più sottile. Quindi non ti vado a appesantire la palpebra. Ok. Questa l'ho rubata perché lo devo dire da Makeup by Mario. Lo devo dire. Cupid's Arrow di Nabla, marrone nella shade 2. Vado a creare appunto la mia struttura del mio makeup. Allora vado a tracciare vicinissimo alla rima delle ciglia una sorta di semi eyeliner. Sfumo verso l'esterno e rientro leggermente dove inizia a chiudersi la palpebra. Con un pennellino un po' più preciso vado a sfumare. Guarda dritto, così è meglio. Anche Carmen ha detto sta cosa. Sì, con l'occhio aperto riesco perfettamente a vedere dove rientrare nella piega palpebrale, perché sennò con l'occhio chiuso io potevo rientrare anche tipo qui sopra, ma poi diventa troppo alto. Perché la tua palpebra è un po' tricky, perché è talmente tanto grande che veramente potrei andare a... Boh, disegnare uno smoky pure qui sopra, però poi è un po' too much. Dobbiamo comunque seguire la forma del tuo occhio per andarlo ad allungare al meglio. Io odio quando le makeup artist mi fanno tipo i look verticali. Eh no, perché secondo me comunque hai una grande tela su cui disegnare, però il tuo occhio è un po' tondo. Eh sì! Quindi a me piace più renderlo più appunto allungato. Vabbè, ma in generale a me piace proprio il look allungato. Anche a me. Sincera. Adoro, sì sì. Io ho adorato tantissimo quando recentemente hai parlato di cosa preferisci fare sul tuo viso, sì. Che prediligi look bombshell, glamorous, soft glam, eccetera. Allora, molto spesso gli utenti si aspettano da noi creator che facciamo i trucchi creativi, ok? Diciamo sì. Così per essere... Sì. Noi non voglio urtare la sensibilità di nessuno, cioè ci sono trucchi editorial, trucchi red carpet, trucchi wedding. A me piace il soft glam, infatti se... Same. Sì, cioè, ed esistono varie forme di soft glam, non è che se uno usa gli stessi colori e la stessa tonalità allora i look sono uguali, no, perché tu puoi fare un soft glam opaco, with a pop of color, certo. Puoi fare anche un trucco soft glam che può essere più grafico, cioè il soft glam ha tantissime sfumature e chi è veramente amante di questa tipologia di trucco sa qual è la differenza tra un trucco sì. e un altro. Un occhio meno esperto, secondo me, può percepire questa tipologia di make-up come un po' sempre uguale, semplicemente perché non vede il blu, il giallo e poi un altro giorno il viola e l'arancione. Sono tipologie di trucchi. A me quelli creativi piace farli, però io onestamente non ci andrei mai in giro. Bravo, concordo pienamente. Anche perché poi allora io da persona che si è fatta truccare
tanti anni fa, a me mi facevano sempre i trucchi colorati. Amo, ma perché c'era, perdonami, ignoranza. Sì, perché loro dicono, sei nera, allora ti mettiamo il blu. Esatto, ma non è per niente questa roba così, anzi. Io sono del parere che il make-up non deve, tipo, coprire la nostra bellezza o trasformarci. Cioè, secondo me deve esaltare la nostra bellezza. Mm-hmm. E ciò non significa che tu, per esaltare la tua bellezza, debba metterti un colore blu, anzi. Cioè, esistono talmente tante forme e sfaccettature del make-up che veramente anche solo col mascara potresti stare da Dio. Tuttora è sempre un tabù truccare la pelle scura, non so per quale motivo. Ma perché nelle scuole non ti preparano. Esatto. Allora, tu che hai studiato? Sì. Per quanti mesi? 4 mesi. Ok, 4 mesi di accademia. Quanto tempo è stato dedicato alla pelle scura? Amore, praticamente pari a zero. E mi vergogno a dirlo anche perché noi ci truccavamo tra di noi alunne, e quindi nella mia classe, soprattutto i primi 2 mesi, eravamo tutte caucasiche, cioè comunque tutte light skin, e non potevamo appunto testare su dark skin, che io comunque le accademie al giorno d'oggi costano veramente un botto di soldi. Mi dispiace dirlo. I'm sorry, I'm going to repeat myself, there. Stealing your money. Sì, sì. Cioè, se tu vai in un'accademia e ti prepara solo su un incarnato, ti stanno a rubare i soldi. Sì. Cioè, se tu devi uscire dall'accademia, devi uscire che sei completo e sai truccare qualsiasi tipo di etnia. Non è possibile. Quelle non sono accademie complete, sono accademie specializzate su pelle chiara. Yes. Punto. Sì, sì. Quindi non è una scuola completa, non è un'accademia completa. Per me, io se andassi in un'accademia e mi insegnassero solo a truccare la pelle chiara, gonna call my lawyer. Certo. You need to teach me how to put makeup on every skin tone. Mm-hmm. Al giorno d'oggi la maggior parte anche delle modelle sono tutte con dark skin o deep dark skin, e se non sei preparato come fai? Cioè, nel senso, esatto, e quindi è veramente difficile. Infatti io l'ho vissuto anche sulla mia pelle, poi comunque durante il terzo, secondo, quarto corso, per fortuna avevamo questa ragazza indiana che ha pelle abbastanza scura, quindi abbiamo sperimentato, ma ciò non significa aver imparato. Esatto. Capito? Assolutamente no. Molte modelle, quando truccavo, mi sa che questo l'avevo detto anche già l'altra volta, quando mi trovavo sul set e arrivavano ragazze con dark skin, loro avevano i loro trucchi nella borsa. Ma certo, perché noi siamo abituate che in Italia non siete preparati. Sì. You are not. Sì, 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 sì. E quindi uno, per evitare i traumi, perché poi ti vengono i traumi, te lo porti da casa. Io so addirittura che ci sono delle modelle che dicono, no, la base me la faccio io. Esatto, sì, 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 ci sono. In più, quando lavoravo da Sephora, venivano queste ragazze a comprarsi i trucchi per i set, perché loro avevano talmente la pelle scottata da questa roba che le truccavano in maniera discutibile, dai, siamo gentili, si venivano a comprare il trucco. Oppure alcuni mi dicevano, no, mi hanno chiesto di portare appunto del make-up e quindi mi devo tenere pronta a potermi truccare da sola. Quindi allora, esatto, non esiste. Io modella o modello mi devo portare i trucchi da casa. Non esiste. Non anzi, esiste, no? È una cosa da denuncia. Credo sia denunciabile. È discriminazione, tesoro. È discriminazione. Sì. Anche quando uno dice, ma no, c'è il trucco etnico a parte che si paga. Che tra l'altro poi manco ti insegnano davvero anche lì a truccarti. Mm-hmm. Anche quella, secondo me, è una discriminazione. Esatto. Speriamo che un giorno... No, allora, adesso io sto facendo questo discorso anche un po' animato, con passione. Però le cose stanno cambiando, sì. Cioè, io vedo i truccatori, anche quelli più giovani, tu stessa, Bianca, Carmine, insomma, le persone che sono venute che mi hanno fatto una bella base. Sì, 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 sì. Ma tutti più o meno, allora, tutte le persone che sono venute a truccarmi hanno fatto una base... bella. Sì, poi ci sono alcune che mi sono piaciute di meno, perché magari erano più luminose, eccetera, però noto che rispetto a anni fa c'è una netta differenza, quindi io sono speranzosa che le cose possano migliorare. Sì, amo, ma totale, cioè nel senso, secondo me stiamo andando al passo con i tempi, cioè nel senso, comunque qualcosa si sta smuovendo, anche il fatto, tanti brand beauty che sono nati nuovi di recente, negli ultimi anni, comunque c'è un'inclusività molto più bassa rispetto a prima. Da Fenty, che secondo me lei è stata quella che ha lanciato lo shade range. Allora sì, lei ha messo nuove regole per quanto riguarda la shade range. Mm-hmm. Quando è uscita ha fatto proprio uno statement importante dicendo, ok, noi usciamo con
40 referenze, proprio perché a parte MAC, NARS e pochi altri, Make Up For Ever per dire così, cioè la normalità era uscire con meno di 10 shade, raga. E la shade più scura era tipo Jennifer Lopez. No, veramente? Sì, tu, allora, io il mio primo fondotinta serio è stato di MAC. Cioè c'era anche proprio diseguaglianza in questo. Ma sì, tuttora, cioè tu se vuoi fare un makeup full face con Essence, if you're light skin you can do that. Se sei deep dark, ma sognatelo proprio, devi usare brand comunque medio alti. Adesso sì, ho visto che stanno iniziando ad esserci cipre di Shein, di NYX, sì. Ma NYX in Italia è arrivato 6 anni fa. Quindi prima di questi brand così un po' tra il drugstore e la high end. Ah sì sì, high end. High end. Però di low cost, forse era Shein magari. Sì, Shein Glam. Vado a creare tipo una sorta di sfumatura. Questa palettina che è la vita di Mario. Vorrei fare un appello per farlo sbarcare in Italia. Secondo me arriverà prima. Madonna amore, ti giuro, sto pregando tutti i giorni. Secondo me deve arrivare anche Patrick Ta. Adoro. Ma perché non lo fanno arrivare da Sephora? Sephora, if you're watching, we need Mario and Patrick Ta in the house. Sì, sì. Ma secondo me è tutta una questione di dogana, regolamentazioni. Infatti non so se hai visto, Kylie ha dovuto riformulare tutto, poi è arrivata in Europa. Ma tu dici per la formulazione dei prodotti, magari ci sono determinati ingredienti che non vanno bene. Per quello. Oddio, mi stai aprendo un mondo. Sto creando tipo una sorta di eyeliner nero sfumato con l'ombrettino. Sto solo leggermente tagliando la crease, però non la voglio netta, poi la andrò a sfumare. Giusto per creare questa tridimensionalità dal colore più chiaro al colore più scuro. E far diventare gli ombretti più chiari, più pigmentati. Mi piace fare le cut crease, ma non mi piacciono quando sono troppo definite. O troppo alte. O troppo alte, esatto. Mi piace appunto farla più bassa, perché così si ha questa armonia dell'occhio più felino. Ti piacciono i miei pennelli? Tantissimo. Allora, vabbè, questi qua di Nabla ce li ho tutti. Guarda che secondo me sono super underrated. Sì. Sono io sempre, la gente che mi chiede sempre che pennelli. Di che pennelli? Nabla. Dico, assolutamente Nabla. Però anche questi qua di Morphe che sto vedendo tuoi sono anche molto belli. Cosa stai usando? Di colori? Sto facendo un mix. Praticamente dalla parte più chiara ho mixato all'inizio questo con un pochettino di questo nocciola qui. Ora per schiarirlo un po' uso questo sorta di salmone, però rimane comunque abbastanza neutro, non dà proprio quel colore pesante. Allora, guarda dritto. Non lo voglio fare sempre netto, nel senso, lo voglio fare una riga abbastanza sottilina. E al posto di farlo fissare subito, lo sfumo. Ah, questo è un trucchetto, cara mia. Sì, perché te lo fa durare molto di più e non è questa linea dritta, capito? Perché è liquido, vedi? Cioè sei super definita, ma rimane comunque bello sfumato. A te piace farti il cut eye? Allora, sì, sì. Io mi piace, ma tipo solo se devo fare un contenuto, una roba che sto a casa. E a me aiuta, allora a me aiuta fare proprio l'eyeliner completo, perché così vado a sopperire l'essere tondo del mio occhio che non mi fa impazzire. Invece sai cosa faccio io? Vai. Guarda là, in basso, ti lascio la parte centrale vuota, ti vado a delineare solo l'inizio, guarda dritto, così ti vado a donare un effetto più allungato. Questo è un altro mio trucchetto, vado a mettere la matita nei laterali, perché così ho l'apparenza di avere sempre questo effetto più allungato. Come fai con l'inglese tu quando ci sono modelle straniere? Parliamo in inglese. Quindi tu sei in inglese? Sì. Ovviamente non sono madrelingua, però lo mastico abbastanza bene. Devi saperlo per forza, nel senso. Però allora io trovo singolare che in un'accademia loro non ti... Ma io ho fatto accademia in inglese anche. Sì. La mia accademia è americana e quindi l'ho fatta prettamente in inglese. Questo che mascara è? Fenty Beauty, ne sono ossessionata.
quello nuovo, Halotic si chiama, giusto? Halotic Mascara. No, fa delle ciglia super, le allunga tantissimo. In più, la cosa che mi piace anche di questo mascara è che ha questa formula che non si setta subito. E questo secondo me è un punto super a favore, perché lo si può lavorare fin quando non vuoi tu. Esatto, sì. Ero scettica all'inizio, sincero. Perché il primo che uscì era molto naturale come effetto. Invece questo è proprio l'effetto che io voglio, bello. Ma infatti allora io consiglio, se li avete tutti e due e avete paura, usate prima il primo che è uscito e poi l'altro, questo qua. Concordo. Perché così almeno le pettini senza paura e poi gli dai lunghezza. Sì, bravissima. Vuoi mettere dei ciuffetti o ti va bene anche sulla mascara? Mettiamo dei ciuffetti. Sì, dai, facciamolo. Però allora io... non ho dei ciuffetti. Hai le ciglia normali? Ho questi. Sono un po'. Vabbè, vediamo se riusciamo a far funzionare. O se no, ho queste. Proviamo queste. Senti che ti dà fastidio? No. Allora, questa è una anche delle mie matite preferite. Questa è la Limitless Brown di Make Up For Ever, che è super virale. Sì. Ma io tipo l'ho usata per anni. Sì. Adesso è su TikTok è super virale. Ma anche con sto fatto degli anni 2000 magari, boh. Io vado un pochettino fuori qui al centro e poi rientro qui. Vabbè, tu hai delle labbra già super definite, molto belle. Quindi gioco in casa. E per me le labbra, sì, a me piacciono nude. Però faccio un sacco di giochi. Cioè io tipo una volta sono riuscita a mixare 5 rossetti. Anch'io sono così. Sì, lo fai? Yes. Ma perché magari non arrivo alla shade che voglio io, chiara come voglio io. Allora, voglio io ovviamente avendo le molto grandi ho gioco per poter usare tanti rossetti. Mi ricordo che tipo anni fa, sai che io non mettevo una matita così. No. No, io la mettevo tipo sotto. Sotto? Qua. No, adoro. E sì, e dopo tipo Daniele mi ha detto, no ma fai così, cioè tu devi rispettare, mi fa le tue labbra. Ma tu c'hai già il bordo definito. Sì. Quindi basta che lo segui. Siccome ti voglio fare, cioè al centro voglio mettere un colore abbastanza chiaro, ti faccio più sfumature. Utilizzo anche questa qua di Nabla. Non mi piace. Non è questa quella che voglio io. Che numero è questa qua? Questa è la 5. Ah, tu vuoi la 7? Yes! Che non è né marrone quello scuro. Questa la usa Dani su di me. Sì? Adoro. Oppure sai quale mi piace? Di Charlotte Tilbury. Brown, Foxy Brown. Ce l'hai? La usi? Mi piace molto. Non sempre, però. Perché era appunto una sorta di sfumatura. È lipstick. Questo di Charlotte, che già lo amo. Yes, honey. Yes. No! Oh, mi è volato! Madonna, meno male che non si è rotta! Picchietto qui al centro, poi andiamo a sfumare col resto della matita. Io adoro queste combo un po' 2000 vibes. A te piace? Ti faccio un pochettino di mettere brown. Ti pulisco giusto i bordi per avere più definizione. Mi piace. Mi piace. Ma non facciamo tipo la pubblicità di qualcosa da mangiare, tipo, no? No? Aspetta. Ti faccio giusto qua, veloce. Sono belli proprio queste polveri di melissa. Senti, io credo di aver finito. Ok, questo qui è il look finale. Per favore, fai il login per poter usare Google Home. Amo, io lo odio quando... Hai disattivato il micro. Sì, perché non devi rompere le scatole. Ok, allora, questo qui è il look finale che ha fatto la nostra Yolanda. Come ti chiamano le persone quando usano un nome accorciato? Iole, la nostra Iole. Yes. Allora, prima cosa, io adoro il blush messo anche qua. Sì. Quindi, tipo, mi vedo tipo come se fossi un po' nuda. Sì, ci sta. Che mi manca tipo qualcosa qua, non lo so, boh. Mi se piace. Ti piace più colorita qui? Sì, cioè io mi faccio tipo qui, però poi vado anche qua di solito. Quindi sì, avrei preferito tipo che ci fosse, però ovviamente tu queste... Io, raga, gli ho dato carta bianca. Sì, sì. Lei sì, sa il mio gusto, però ovviamente ognuno ha un il viso. Il suo stile. Il suo stile, sì, esatto. Certo.
quindi spero che non prenderei sul personale ma queste critiche. Ok. Anzi. Poi io avrei fatto il contouring ancora più alto, leggermente. Sì, poco poco. Sì, perché io ovviamente ho il viso molto grande, poi c'ho il chirurgo plastico, no, il chirurgo estetico, scusate, che mi ha fatto un po' le papuole belle pianotte. Sì, sì, sì. Okay. E quindi tipo io vado leggermente, tipo non scendo mai sopra. Qua. Sì, tipo qua. No. E qui invece lo lascio chiaro, però dettagli, raga, niente di che. Certo. Poi, mi piace tantissimo la bocca come l'hai fatta. Però io avrei corretto qui le zone. Vedi che è più scuro qua? Sì, sì, le persone sì. scure hanno purtroppo la zona della bocca che è cioè più pigmentazione. Iperpigmentata. Sì, esatto. E quindi se non correggi bene, poi tipo qui si confonde. È grigio. Vabbè, qua si potrebbe anche un po' confondere l'effetto con la matita marrone, però se vogliamo essere proprio precisi. No, per farla vedere definita hai ragionissimo. Questa zona qui, veramente, basta un po' di correttore o usi un correttivo arancione e poi metti il fondotinta. Però ovviamente se non hai tanto tempo, basta che vai con questo qua di NARS. E la vita. Sì. Fa tutto. Look occhi mi piace molto, ma... Vai! Io avrei fatto tipo ancora di più nero. Nero, sì. Lo sapevo, lo sai? A me io lo odio, raga, lo so, è troppo personale come roba. Mi dà fastidio la cosa super nera qua. Però ci stanno, sono super gusti. Sì, 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 avrei fatto tipo un... Più intenso. Sì, perché l'esterno. Mi dà più... Sì, mi dà più le... Gattara. Sì. Ho capito. Brows sono molto colpita. Ma veramente? Sì, sì. Le fatte bene. Molto. Dai. Sì, sì, mi piace. Cioè... È tipo il mio punto debole del make-up. Però dai, almeno quello oggi lo sapevo, lo devo prendere. Poi invece, per quanto riguarda il bronzer, io non avrei scurito così tanto questa zona. Ma... No, cioè non mi dispiace, però è una cosa nuova che io non sono abituata a vedere su di me. E le nasolabiali ovviamente ce l'ho, esistono. Però un trucchetto che ti do, vai. Quando io mi trucco, questa zona la opacizzo sempre con il puff. L'abbiamo fatto? Sì. E allora devi mettere un pochino più di cipria. Metti più cipria. Subito, immediatamente. Per non farla andare nelle pieghette. Esatto. Sì, però insomma nell'insieme è un trucco che a me piace, io uscirei così, perché dai. È un soft glam comunque molto, sì come hai detto, felino, allungato, sì. Molto in trend, perché comunque i colori sono questi, quelli che vanno adesso, un po' 90s, un po' così. E so yes, I really like this. Dai, sono super contenta. I honestly like this. Questo è proprio il mio stile. Cioè io se mi dovessi firmare con un make up sono questi. Super naturali, glam. Cioè naturale, non tipo make up, no make up. Cioè che comunque il make up c'è, ma rimane appunto questo glamour. Poi sono ossessionata dall'opaco ultimamente, spero di guarire da questa roba. Mi piace, sono contenta che ti piaccia. Sì, 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 sì. Quindi grazie mille grazie di avermi truccata. Io sono super onorata ogni volta di scoprire le vostre visioni di make-up su di me, perché comunque io sono abituata a truccarmi in un certo modo, però è bello vedersi diversi, ok? Certo, e poi per me... Super pro. Questo... Sì, e poi per me è anche, come dico sempre, un percorso di healing, perché io sono molto sfiduciata, io non mi fido proprio. C'hai ragione, non posso dire niente. E quindi sì, cioè, essere anche tranquilla, cioè tu oggi mi hai truccato, io non ero in ansia. Grazie. Sì, 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 la prima volta che mi hanno truccato, mi ricordo che mi aveva truccato la Julie, ero molto tesa, ero proprio rigida, rigida. E invece facendomi truccare da più persone... Magari era la prima volta che ti truccavo... Dopo tanto tempo, sì. Di scottature, sì. Ok, sì, sì, capisco. Sì, sì, quindi piano piano... Sono sempre più rilassata. Poi vabbè, dai. Con te conoscendoci sì, anche, vabbè, poi vabbè, rapporti differenti. Sì, 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 assolutamente. So thank you so much, girl. I feel like a queen. Oh my god, thank you. Raga, voi che cosa ne pensate di questo trucco? Fateci sapere nei commenti qua sotto. Se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag #iole. Ah, oh, sì. E niente raga, noi ci vediamo al prossimo video, vi lascio i riferimenti di Yolanda qua sotto, Instagram, TikTok, insomma quello che vuoi lo mettiamo qua sotto e ovviamente troverete anche tutta la lista di prodotti che abbiamo utilizzato. Grazie ancora. Grazie a te. E noi ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao! Ciao!